Assessore Torrenti, oggi abbiamo presentato un programma di musica sacra che avrà il Duomo di Udine al suo centro. Per 3 giorni il capoluogo del Friuli sarà la capitale della musica sacra. Come si pone la Regione nei confronti di questa iniziativa? Ma allora, intanto apprezza moltissimo l'iniziativa per la sua altissima qualità dimostrata già dalle precedenti edizioni, veramente straordinaria sia come successo. E quindi diciamo che per la prima volta si è posta in maniera realmente attiva, anche sostenendola anche finanziariamente, perché ci sembrava opportuno dare maggior certezza anche alla prosecuzione delle iniziative per i prossimi anni. Quindi in modo del tutto positivo, per molti motivi, quello artistico dal primo punto di vista, però anche dal fatto di questa attenzione anche a riti liturgici diversi, a cori di paesi diversi e di origini religiose diverse che fanno di Udine non solamente capoluogo della musica sacra europea, ma anche capitale di questo confronto fra riti diversi, fra musiche diverse, che però toccano tutte in qualche modo fedi che hanno un'unica origine e che sono un po', insomma, la base anche della nostra identità europea. Insomma. L'altro anno c'è stato un successo incredibile. Quest'anno si ripeterà probabilmente? Ma direi proprio di sì, ci sono tutte le condizioni, sia dal punto di vista della scelta musicale, sono 3 momenti assolutamente eccellenti dal punto di vista del repertorio proprio, e sono 3 cori eccellenti, quindi non c'è dubbio, insomma, speriamo che non troppi restino fuori dalla porta, diciamo, del Duomo, piuttosto che non il contrario, non abbiamo dubbi.